Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daria e in questo canale parliamo di Zero Waste, sostenibilità e vita in pillole. Allora, oggi siamo insieme per fare un video che non faccio veramente da tantissimo tempo e come vi ho detto nell'ultimo video, sto alternando video in cui vi dico di non comprare nulla e video in cui vi dico, beh, questa cosa se vi va la potete comprare. Come sempre, premessa fondamentale di qualsiasi tipo di mio video, il mio consiglio per voi per vivere una vita più attenta alla sostenibilità e all'ecologia è quella di evitare quanto più possibile degli acquisti che non sono fondamentali per la vostra vita, per la vostra esistenza o che magari non rispondano a un bisogno concreto di quell'oggetto. Però appunto, siccome tante volte per motivi diversi dobbiamo comprare alcune cose e abbiamo bisogno di scegliere di indirizzarci verso realtà più sostenibili e quindi più attente all'ambiente, allora lì arrivo io che cerco di darvi dei consigli e di dirvi: guardate, forse questo potrebbe essere una buona scelta. E quindi ci scambiamo consigli perché ogni tanto almeno fate notare anche voi. Quindi, in questo video mi piacerebbe farvi vedere un po' le cosine che ho comprato, le realtà che ho conosciuto e che mi hanno dato dei piccoli omaggi. Dei grandi omaggi alla Fiera Fa la Cosa Giusta che si è tenuta a Milano lo scorso weekend, che per chi non lo sapesse è la Fiera della Sostenibilità. Se qualcuno di voi mi segue sui social sa che in realtà ho storto un po' il naso perché c'era una grande, una consistente presenza di banchi che vendevano carne per quanto riguardava il settore, quello in cui si poteva pranzare, e questa cosa mi ha veramente turbato. Non ho proprio compreso come è possibile che le due cose potessero incontrarsi, cioè la vendita di salumi, carni, qua e là, panini con le polpette, la salsiccia con la sostenibilità, però io ho già espresso la mia opinione su Instagram e oggi non siamo qui per parlare di questo. Avevo piacere quindi di fare un piccolo video, vi consiglio in realtà se state cercando sostenibili. Questo ha a che vedere in questo video specifico per il fa la cosa giusta, però in realtà mi piacerebbe mantenere questa rubrica una volta ogni 6 mesi, una cosa del genere, per raccogliere un po' non soltanto le realtà sostenibili che trovo, ma anche proprio delle cose belle che secondo me vale la pena supportare, dei progetti interessanti che penso valga la pena supportare, così da darvi qualche idea. E quindi comincio subito con questo qui, che è una scoperta bellissima, un libro che ho acquistato io con i miei soldini, perché all'interno della Revue Dessinée, questo numero che se non sbaglio è il quarto numero della Revue Dessinée, non mi dico, sì, quarto numero, questa rivista che prende il nome dalla sua omonima più famosa francese, all'interno del numero di questa rivista, che è una rivista di inchieste e reportage a fumetti, c'è un reportage di una mia carissima amica Sara, che ha scritto, diciamo, cioè lei ha scritto e poi è stato disegnato da una sua amica e collega una storia che riguarda l'autismo e quindi i bambini affetti da autismo, e si chiama La Bolla Blu, è proprio quello che trovate qui, vi faccio vedere al volo. Questa è una rivista alla quale ci si può abbonare e costa 20 euro a rivista, esce ogni 4 mesi, 3 o 4 mesi, adesso non mi ricordo, ve lo scriverò qui. Comunque questo è il numero della primavera 2023, quindi lo trovate ancora da acquistare e è completamente priva di pubblicità di ogni tipo, quindi è solo informazione, spazio alla verità e alla realtà. E la cosa interessante, io l'ho appena iniziato a leggere, perché mi sto leggendo direttamente quello che ha scritto la mia amica Sara. Vi faccio un piccolo spoiler: questi sono i disegni della bolla blu. Ci sono anche altre storie, tra cui una, ma neanche a farlo apposta, che si chiama Gabbie alimentari, che è a tema allevamenti intensivi. Quindi, insomma, è una realtà bellissima e ho tanto piacere di parlarvene perché penso che valga la pena supportarla. Allora, veniamo adesso al mio bottino. Allora, questa è la sacca delle meraviglie, delle cose che ho preso a fa la cosa giusta. E dico la sacca delle meraviglie perché è brandizzata Luci Luci, che è uno dei brand di cui vi parlerò tra pochissimo, ed è realizzata con scampoli di tessuto, quindi con gli scarti dei tessuti industriali. E me l'hanno voluta regalare perché questa è la bag con la quale loro danno le cose che vendono, quindi anche per farmi una completa customer experience anche a me. Allora, vi parlo quindi subito di loro. Allora, Luci Luci Organic Label, questo qui è la loro locandina, li trovate su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, ovunque, perché volevo parlare e iniziare subito da loro. Loro sono un brand di abbigliamento sostenibile prevalentemente intimo e sono davvero meravigliosi perché producono i loro abiti con, leggo subito, burro di canapa oppure fibra di bambù. La fibra di bambù è un tessuto in viscosa di bambù scelto da Luci Luci, certificato secondo lo standard 100 by Oexotex, un sistema di controllo e certificazione, mentre il burro di canapa dice: questa pianta si può definire biologica per natura e la sua coltivazione viene considerata tra le più sostenibili, non necessita di pesticidi o fertilizzanti, non impoverisce il suolo, anzi lo ossigena, e per fare una maglietta di cotone
stimiamo che insomma servano 2700 litri d'acqua, mentre per la canapa meno di un quarto, ed è per questo motivo che sono assolutamente sostenibili le loro creazioni. E io non vedo l'ora di farvele vedere. Allora, la prima cosa che mi hanno regalato è questo scrunchies bellissimo, nero, praticamente perché me li hanno voluti omaggiare? Perché noi ci eravamo sentiti tanto tempo fa per mail, avevamo deciso di collaborare insieme, ma poi per una serie di cose non ci siamo più scritti, perché io ho la testa per aria. E quindi quando ci siamo viste, loro mi hanno riconosciuto, hanno detto, Dalia, non ci credo, sei qui, ma allora approfittiamo adesso per darti quello che volevi, così evitiamo una spedizione. E io, ok, felicissima. Quindi questo scrunchies, che sarà il mio migliore amico per la palestra, d'ora in poi. E poi mi sono presa questo, come si dice, completo, intimo, in burro di canapa. Mi piaceva tantissimo la filigrana di questo tessuto, che è leggerissima, ma anche sembra estremamente confortevole, anche perché io il bambù lo conosco, quindi volevo provare una cosa diversa che la fibra di canapa, qui c'è il loro brand. Ed ha preso appunto questa canottiera, che mi sembra molto molto bella e la voglio utilizzare soprattutto in estate, e poi la brasiliana, quindi il loro intimo è fatto in questo modo. Anche questo mi sembra spaziale e veramente loro sono eccezionali. E io vi lascio nell'info box tutti i riferimenti per poter andare a comprare o andare a dare un'occhiata nel loro store, così che se volete le potete trovare. Vi lascio anche un codice sconto da poter utilizzare sul sito, così se volete avete anche uno sconticino. Poi Luci Duci in fiera ha condiviso lo stand con Hoopy, che è una realtà che invece non conoscevo, ed è una realtà che prevalentemente produce cose per bambini, sostenibili ovviamente, con accessori in canapa. Però, siccome appunto si sta aprendo anche un po' alle persone adulte, ha voluto regalarmi questo set carinissimo di pad struccanti. Sono due e sono con la certificazione GOT di certificato cotone organico e sono composti da 55% canapa e 45% cotone bio. E sono così. La particolarità di questi pad, che a me sono piaciuti tantissimo per questo motivo, è proprio che sono grandi. Cioè, tendenzialmente il dischetto struccante basta per pulire o il rossetto o gli occhi o il volto. Invece lei sta brevettando questi dischetti che sono un po' più grandi, che magari con uno soltanto riuscite a pulire tutto il viso. Quindi una figata mostruosa, io sono stata un sacco gasata di scoprire questa cosina e quindi sono contenta di averla presa. Poi, questo invece è un acquistino che ho fatto io ed è di questo brand che si chiama Econsuelo. Allora, questo è un brand, cioè è un acquisto che io ho fatto molto gasata perché ero appena arrivata, quindi non era una cosa che mi serviva davvero e quindi ho appena vanificato gli 800 video che trovate su questo canale. No, allora vi spiego. In realtà mi serviva e l'ho trovata una cosa davvero troppo carina, ora ve la faccio vedere, però non era una cosa di cui dicevo, cavolo, stavo cercando dalla vita, potevo farne a meno, questo è vero. Però sono contenta di averla presa, anche per aver supportato una piccola realtà. Allora, è un copri, ciotole, piatti, cibo, tutto quello che vi viene in mente, come si dice? Taglia unica, cioè nel senso che avendo qui questo elasticino, e questa è la cosa che mi ha fatto venire voglia di comprarlo, voi potete tirare e renderlo grande della grandezza che vi serve per coprire questa o quella ciotola. Cosa che per esempio io con i pannici da tavi e con i coperchi in silicone a volte vado o con l'uno o con l'altra a seconda della grandezza. Mi è capitato però che a volte trovo che nessuno dei due coprono la grandezza di cui ho bisogno e quindi alla fine utilizzo tipo un piatto da metterci sopra, cose di questo genere. Questo è super comodo anche volendo per portarsi appresso dei panini, perché mi viene in mente io lo avvolgo, poi tiro e questi comunque rimangono avvolti dentro. Non lo so, mi sembrava un'idea veramente troppo carina. È fatto in doppio strato, ovviamente è lavabile. Questa parte è stata realizzata con un tessuto adatto ad essere a contatto con il cibo e quindi certificato safe. E mi sembrava una cosa davvero troppo troppo bellina. Quindi sono molto contenta di averlo preso, lo utilizzerò prossimamente e vi farò sapere. Di fatto non ho un coperchio in silicone così grande e i miei coperti in cera lavi neanche sono così grandi, quindi ho pensato può essere utile. Siamo arrivati alla metà del video e come sempre c'è la domanda misteriosa. Anche in un video in cui parliamo di prodotti. La domanda misteriosa però questa volta è di parte perché vi voglio chiedere di commentare qui sotto per dirmi quale di questi prodotti vi ha ispirato di più e vi piacerebbe che io ne parlassi magari dandovi le mie impressioni, mi facessi sapere in generale come mi ci sono trovata. Scrivetelo qui sotto che magari poi faccio un piccolo shorts in risposta. Poi arriviamo da loro, questo brand che io amo follemente ed è Enuso, che in realtà è semplicemente la parola romana Enuso. E non so perché ho deciso di chiamarlo così, infatti ora che ci penso, però mi sembra molto divertente e molto carino. Sono delle ragazze romane
che hanno aperto appunto la loro realtà e io conosco e li stimo moltissimo, ho già collaborato con loro. E allora, grazie per aver acquistato. Ah, ecco, vi dico anche che facciamo questa cosa usando il codice FRIENDS, avete un codice sconto, questo ve lo faccio vedere in anteprima. Allora, loro sono skillati prevalentemente su shampoo e balsamo, in generale sulla detersione solida per il viso, scrub, detergenti, sono favolosi. Tra l'altro vengono venduti anche sul sito di Mangrovia, che sapete, un e-commerce che io conosco, a cui sono molto affezionata. E, però arrivano tutta una serie di novità nel loro stand alla fiera e quindi sono felicissima di essere passata per dare un'occhiata. Allora, mi hanno fatto un pacchetto delle meraviglie in base alle mie... ai miei odori preferiti, perché c'è tipo questo che io amo, quello che... ah, è chiuso, ah no, si è chiuso, lo lascio chiuso perché ancora devo finire un deodorante e mezzo, quindi cioè ho due metà deodoranti che devo finire, quindi non lo uso. Comunque questo deodorante è completamente plastic free perché ha tutto il packaging di carta e io trovo assurdo che siamo arrivati soltanto nel 2023 a considerare di fare i deodoranti tutti quanti così. È spaziale perché questo si chiama Orange Cloud ed è, ha un odore neutro ma ha un odore di una serenità, cioè proprio una di quelle cose che te la fanno pigliare bene. Altra cosa che non vedo l'ora di provare, questa è stata, me l'hanno proprio scelta addosso fondamentalmente, è una delle loro novità in assoluto ed è la maschera viso solida. Io questa cosa non l'avevo mai vista e la trovo davvero geniale e mi hanno dato questa qui all'argilla detox perché appunto io ho una pelle tendente acnenica, in generale molto grassa. Io non avevo mai visto in vita mia le creme viso o in generale le creme solide. Trovo che sia un'idea troppo bellina, ovviamente dietro ci sono tutte le istruzioni per utilizzarlo, c'è sempre una sorpresa che ti aspetta scannerizzando il QR code, ripeto che sono molto molto curiosa. E nulla, quindi insomma ci sono i vari step, non vedo l'ora di provare anche questa. Altra cosa bellissima che mi hanno regalato, hanno creato questa linea troppo carina, piccolissima, tascabile, di burri di cacao solidi. Io ho preso questo qui alla vaniglia perché aveva un odore che mi ha stregato. Anche in questo caso trovo che sia favoloso il fatto che l'abbiano creato con questo pot di carta. Trovo assurdo che ancora produciamo i burri di cacao con i pot in plastica se si possono avere delle altre opzioni. Tra l'altro, in realtà io adesso ho qualche anno che utilizzo quelli... in crema nel pot di metallo, ne ho uno della Lush e un altro della Barbies che mi è stato regalato da una cara amica a Natale. Però vi volevo dire che in generale questa secondo me è una soluzione molto valida perché io personalmente non amo i burri di cacao che devo mettere con il dito, non lo trovo igienico, quindi non ne comprerò più, penso, di quel tipo. Questa può essere una validissima soluzione, anzi penso che sarà la mia soluzione in eterno. Ultima cosa che mi hanno messo, questa è una sorpresa perché non l'avevo vista. Allora, mi hanno messo, acquista le full size dei tuoi prodotti preferiti. Ah, mi hanno messo un mini kit perché dovete sapere che loro sono famosi per questi mini kit, per l'appunto, che creano con delle pepite. Che belli! Delle pepite solide, però devo andare a scoprire sul sito a quali prodotti corrispondono. E sono appunto queste quattro. Ma che carine, ma non dovevano. E le davano in fiera, se non sbaglio, mi sa che le davano proprio in generale alle persone per provarle. Sono appunto dei mini kit per poter provare in anteprima un prodotto una o due volte al massimo, data la dimensione. Però sono molto carine perché vi permettono di fare esperienza del prodotto prima di acquistarlo e così capire se vi ci trovate bene o se non vi ci trovate bene. Ultima cosa che voglio mostrarvi è questo acquistino qui che ho fatto da questo negozietto che si chiama Argille di Paola, bellissimo. Questo è un acquisto invece che ho fatto io perché mi era piaciuto tantissimo. Questa è una ragazza che crea oggetti unici nel loro genere in argilla e io mi sono presa una delle sue casette che sono appunto le sue creazioni. Arrivano in questa confezione qui di stoffa e ho preso la casina cinema. Infatti tutto lo stand suo era pieno di queste bellissime casette fatte con tutti questi rilievi, cioè la balena, le barchette, la casetta, le rondini, cioè di tutto. E la cosa che mi piaceva è proprio appunto che c'è il cinemino ed è un soprammobile che non lo so, quando l'ho visto ho pensato questo io lo devo avere in casa mia. Poi mi piaceva perché la parte sopra che è in questo blu sembra un cielo stellato, c'è il buco per il camino e niente, le trovo veramente stupende. E nulla, ho voluto portarmi a casa questo pezzetto di cuore perché mi è piaciuto tantissimo. Ho pensato questo starebbe proprio bene a casa mia, anche perché il blu è un colore che ogni tanto piazziamo da qualche parte. A questo
punto il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuta questa carrellata di consigli e scoperte del periodo e spero che questa tipologia di video vi piaccia, quindi mi raccomando fatemelo sapere, perché io vado anche in base a quello che può interessare a voi guardare. Ovviamente vi lascerò tutti i link e tutti i codici nell'info box, avete anche un codice sconto suo in uso, quindi se volete, io lo chiamo così, non so come si chiama, però so, avete capito. E niente, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!